Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Top Farmer. Oggi parliamo di Massey Ferguson svela il nuovo trattore top di gamma, il 9S da 400 cavalli. Supportate il canale con un like, commento e iscrivendovi, grazie. Iniziamo! Questa è la serie MF9S, che è stata tenuta nascosta fino all'apertura dell'evento tedesco, ma è stata presentata in anteprima a Bovais dai giudici del trattore dell'anno, compresa questa rivista, durante i test riservati ai finalisti. Si tratta di dimensioni significative, poiché corrispondono a una macchina che pesa 10.900 kg e sviluppa più di 400 cavalli nella sua versione top di gamma. Tuttavia, l'aspetto è armonioso e il design della cabina Protect U in stile Mieti 3B cattura immediatamente l'attenzione ed è già presente sulla serie 8S. MF9S, Massey Ferguson eleganza e potenza sostituendo l'attuale serie MF8700S. La gamma comprende 6 modelli con potenze da 285 a 425 curriculum ed è alimentata dal collaudato motore Agio Powered by a 6 cilindri. Diventare. Motore a cilindri 4 litri. I motori finlandesi dotati di sistema di gestione elettronica della potenza EPM offrono maggiore coppia e potenza su tutti i modelli tranne l'MF9S. 425 durante il trasporto, oltre 15 km orari, con PTO attivata e nelle applicazioni idrauliche. Corri sempre con prestazioni aggiuntive. Questa unità è progettata per funzionare con carburante HVO, grazie alla versione semplificata del sistema All-in-One, che non prevede la valvola EGR e dispone di un semplice sistema di sovralimentazione con un unico sistema avanzato punto conforme alle normative sulle emissioni Stage Quinta. Usa il turbo. Questo vantaggio è apprezzato per l'affidabilità, la facilità di manutenzione e la compattezza del vano motore, che migliora la visibilità sul lato destro. La capacità del serbatoio del carburante è stata aumentata del 14% a 660 litri, oltre ai 68 litri del serbatoio AdBlue. L'MF9S è offerto come unica opzione con la trasmissione a variazione continua di NAVT se abbinata al motore e ha la potenzialità di raggiungere i 50 km orari con il motore a soli 1600 giri al minuto. Un serbatoio dell'olio separato per il sistema idraulico elimina il rischio di contaminazione, soprattutto quando si utilizzano più accessori. L'asse posteriore è stato rinforzato e il peso totale del veicolo a 50 km orari è di 16 tonnellate, una in più rispetto all'MF8700S, e a 40 km orari è di 18 tonnellate. La manovrabilità è garantita da un passo limitato a 3,1 metri e da un elevato angolo di sterzata dell'asse anteriore, con un raggio minimo di sterzata di appena 5,75 metri, a seconda degli pneumatici. Tutti i trattori MF9S sono inoltre dotati opzionalmente del nuovo sistema di gonfiaggio centrale degli pneumatici Massey Ferguson, CTS. L'alimentazione principale del fluido idraulico avviene tramite una pompa a centro chiuso con una pompa dedicata per la valvola di controllo. Il sistema garantisce una portata di 205 o 270 litri min a 1850 giri min. È disponibile anche una nuova opzione con doppia pompa a centro chiuso che eroga 340 L min a 1650 giri al minuto o 400 L min con 6 distributori. Il bracciolo laterale raggruppa tutti i comandi per il controllo della macchina. Questi includono una leva multipad, un joystick elettroidraulico per il controllo proporzionale del distributore, fornito di serie. Grazie per aver seguito il video, ci vediamo al prossimo AgriVideo.